In questo video vi svelerò un segreto per permettervi di non perdere più i palloni in fase di impostazione ed è una cosa fondamentale da imparare perché quando faccio coaching tutti sbagliate questa cosa qui. Prima di andare a vedere il video mi raccomando lasciare like, iscrizione al canale, attivate la notifica e andiamo a vedere assieme di cosa sto parlando. Ma prima, se volete acquistare crediti su Foot ma anche giocatori ragazzi, andiamo su scegli il mio gioco, successivamente FC24, potete scegliere sia i crediti che anche i giocatori da acquistare. Ovviamente scegliete la piattaforma Xbox o PlayStation o PC. Supponiamo di comprare 1 milione di crediti. Per ottenere un 5% di sconto basta che scrivete Fabio in maiuscolo dove sta scritto buono. Ascoltate bene che questo video dovete vederlo fino alla fine perché inizierò prima a spiegarvi di cosa sto parlando, vi farò vedere i movimenti che i giocatori faranno in game, ma soprattutto ragazzi andiamo a spiegarlo prima nelle squad battle, quindi utilizzando semplicemente modalità principiante per capire come si muove la squadra quando facciamo questo movimento. Ma soprattutto ragazzi vi spiegherò anche i principali errori che fate quando giocate sugli esports FC per cercare di evitarli. Andiamo a mettere praticamente squad battles principiante, non ci interessa praticamente della squadra. Se avete visto uno dei miei ultimi tutorial, uno dei miei ultimi consigli era quello di non correre quando giocate sugli esports FC. Notiamo praticamente ragazzi, quando abbiamo la palla al piede è come la CPU fa dei movimenti automatici. Guardate come il terzino Laudrup va da solo avanti, guardate che ogni volta che camminiamo ci sono dei movimenti in game automatici. Questa cosa ragazzi sfugge a molti perché quando ad esempio recuperiamo un pallone tendiamo sempre a correre e andare dritti. Per recuperare il pallone corriamo dritto. Guardiamo quanti movimenti ci sono automatici, guardate come si smarcano da soli i giocatori. Questa cosa ragazzi è fondamentale da capire. Può sembrare una stupidaggine, ma ora voglio arrivare al punto cruciale del video. Facciamo un primo step, cerchiamo di recuperare il pallone e andiamo dritti come facciamo un po' tutti. Prendiamo e corriamo dritti e vediamo cosa succede. Ovviamente tramite la squad battle vi voglio far capire il concetto. È normale che comunque è molto più semplice, la CPU a livello principiante è praticamente ferma. Ora andiamo a provare online contro qualcuno. Quando recuperiamo un pallone ragazzi, tendiamo praticamente a correre dritti e andare avanti, ok? Guardate però come la squadra sale piano piano ragazzi, cioè non è veloce nel salire, questo è il concetto primario. Anziché quindi recuperare il pallone e correre subito dritto ragazzi, aspettiamo, facciamo salire la squadra e vediamo come cambia completamente la manovra offensiva. Quindi recuperiamo un pallone col terzino, sempre lo recuperiamo, palla avanti, aspettiamo, non andiamo subito avanti, cerchiamo di salire assieme con la squadra. Cerchiamo di fare gli 1-2, facciamo una salita gradualmente. In questo caso, ragazzi, vi posso assicurare che è molto meglio la manovra offensiva. Non serve prendere il pallone e correre dritti come se fossimo praticamente dei muli. Non serve, ragazzi. Dobbiamo utilizzare i movimenti di corpo per far salire la squadra gradualmente, piano piano e in maniera intelligente. Come si fanno i movimenti di corpo? Molti mi chiedono, Fabio, ma come fai a girarti così nello stretto? Semplicemente muovendo l'analogico sinistro. Non serve schiacciare l'L1, non serve schiacciare l'R1, no ragazzi, no. I movimenti di corpo si fanno semplicemente con l'analogico sinistro. Ovviamente dovete avere una buona capacità di sapere utilizzare il pad, perché ovviamente questa è la vera chiave. Nel momento in cui passiamo a parlare ad esempio con un giocatore agile come Kimmich, che ha un bel po' di type tozzo in game e quindi i movimenti va a 3000, guardiamo come semplicemente muoviamo l'analogico e ci mettiamo di culo. Cerchiamo di proteggere il pallone con i movimenti di corpo, in modo tale che se il nostro avversario volesse fare un tackle ha delle difficoltà a toglierci il pallone, perché ovviamente stando praticamente in protezione del pallone, una cosa abbastanza naturale, è difficile togliere la palla. Spiegata la teoria che può sembrare arabo nelle squad battles, però se non l'avete capito cercate di rivedere questa parte del video per capire il concetto. Ora l'andremo a fare in weekend day giocando solamente in questo modo. Nella prima fase andremo a vedere come correndo semplicemente dritti la nostra squadra salirà in maniera più lenta e quindi avremo meno opzioni di passaggio, mentre salendo gradualmente aiutandoci con i movimenti di corpo andremo a fare delle azioni molto più complesse, molto più semplici, con più inserimenti da parte dei nostri giocatori che ci permetterà di arrivare al gol. Un esempio è che vedo molti che al kick-off prendono e corrono dritti, prendono e corrono dritti. L'ho trovato un 3-2, ragazzi, incredibile.
prendo e corro un dritto. Dove cazzo andate? Questa è una delle cose che fate tantissimo. Prendete e correte dritti. Ora il problema, ragazzi, è che quando faccio questi video, giocare in un modo sbagliato e poi vincere anche la partita mi risulta abbastanza complesso, perché... Ecco, poi ci mettiamo pure il mio avversario, un fenomeno, calci d'angolo. Vabbè. E corriamo dritto. Guardate le opzioni di passaggio. Dove cazzo stanno i miei giocatori? Guardate come con cambiasso, andando dritto, ok? Io non avevo opzioni di passaggio, perché la squadra non segue. Guardate come corro, ok? Guardate la squadra. Oh, guardate quante opzioni di passaggio ho. Non c'ho niente. Non ho opzioni di passaggio, ragazzi. Non ho opzioni di passaggio. Non è una maratona. Non bisogna andare in zone e vai a chiudere le opzioni di passaggio. Qualche partita questa cosa la vedo sempre. Prendono e corrono. Cambiate sto cazzo di gioco. Guardate i movimenti quando non correte. Guardate invece quando difendete la palla. Ok? Avete più opzioni di passaggi. Difendete sto pallone. Guardate come si inserisce in automatico il terzino. Guardate come... è più logico, non sto nemmeno correndo, ragazzi. Guardate come la squadra si inserisce in automatico. Io ne vedo tantissime volte fare questi errori qui, tra l'altro, perché poi perdi il pallone e prendi anche i gol. Cioè, capito? È come è infame sto videogioco. Chi magari è bravo a giocare vedrà questo video e dirà: ma com'è possibile una cosa del genere? Veramente la gente pensa che fa queste cose. Sì, ragazzi, facendo il coaching io noto tantissimi errori del genere. E noto tantissime che la gente tende a correre dritti pensando che correndo dritti non so dove volete andare praticamente, non so qual è l'obiettivo. Andremo a vedere ora invece come l'azione dovrebbe essere fatta, quindi non correndo, utilizzando movimenti di corpo, facendo inserire i giocatori, volendo anche manualmente. Questo mi ha rotto il cazzo, facendo sempre sti cazzi di gol con Cristiano Ronaldo, perché dobbiamo di capire come la squadra bisogna farla capire gradualmente, e non serve correre, non serve di qua tipo molti voi prendono e corrono dritti, no, prendiamo sta palla. Guardate come si inserisce la squadra, guardate come diversa l'azione. Qui non correre, difendiamo sta palla, non serve andare per forza dritti, vai, difendi il pallone, guarda come si difende la palla, movimento di corpo, allarga il gioco, il gioco è fondamentale, allargare il pallone. Qui non correre, guarda i movimenti di corpo dell'avversario, guardate come la squadra, guardate come il mio avversario non ci sta capendo più un cazzo, ha cambiato avversario, guardate come la palla non la toglie mai. Difendiamo sto pallone, mettiamoci di culo, come cazzo lo devo spiegare. Poi Ginola ha deciso di sbagliare. Gentilissimo. Avete visto la differenza abissale nell'azione? Avete visto quando non ho corso come un salame, non ho corso come se fossi una maratona? La squadra si è comportata in maniera completamente diversa. Guardate qui, non andiamo dritti, non serve correre, non serve. Movimento di corpo, corre da automatico, corre da solo il giocatore. Perché? Poi magari qua dobbiamo accelerare i passaggi, qua dovete essere veloci con i passaggi, perché non dovete permettere alla squadra avversaria di far posizionare la difesa. Arrivi qua, volendo poi fare 50.000 cose, tranne quella cosa che ho fatto ora. Allora, abbiamo visto come tali errori ci hanno permesso praticamente di stare 3-0 sotto, quindi degli errori basilari, della corsa a pizza praticamente, la chiamo io, prendi con l'esterno e corri dritto, cerchi di andare subito avanti, questa è la cosa più sbagliata che uno possa fare. Ora andiamo a vedere come invece l'azione dovrebbe essere fatta, utilizzando i movimenti di corpo, facendo inserire i giocatori senza la palla, in modo tale che danno profondità. Soprattutto, ragazzi, questa cosa di correre sempre dritti non è una cosa positiva se utilizzate nelle tattiche passaggi diretti, perché con i passaggi diretti i giocatori scappano, ma col giusto tempismo. Non bisogna correre così, eh? Non si corre così. Utilizzate i movimenti di corpo. Utilizzate questi movimenti. Vedete come la palla è più difficile da togliere? Movimenti di corpo. Si fa gol, è semplice, ragazzi, è semplice. Lo faccio rivedere così lo capite bene. Guardate qui, io non ho corso mai. Guardate qui. Vabbè, lui è un errore clamoroso. Guardate qui, non sono seduto dritto. Ho fatto girare la squadra. Vedete quante ne avevo dentro l'area ora? 1, 2. Ovviamente ho cercato il momento giusto per fare un bucato. Guardate qui, con l'altro. Movimento di corpo. Vedi come è andato fuori tempo il suo Havertz? Palla dentro, il gol.
ho aperto la sua difesa perché col movimento di Havertz sbagliato il suo difensore, perché me l'ha portato praticamente sulla linea di fondo praticamente, con un movimento di corpo ho permesso di fare la scaletta, la chiamo io, cioè passaggio dentro l'attaccante e poi il driven pass dentro l'area e fai sempre gol. Vi faccio vedere un'azione dove semplicemente con un movimento di corpo ne dribblerò tantissimi di giocatori. Perché ragazzi, questo non sa difendere, questo prende la palla e fa sempre i take e va sempre a vuoto. Guardate qui come mi va addosso. Guardate, vedi? Sempre il take fa. Mentre un'abilità è vedere anche come difende l'avversario, cercare di capire se lui è aggressivo, cercare di capire se esce a pizza con i difensori. Però questo è già uno step diverso. Questo è un gioco di merda. Guarda, non mi seleziona Kane, eh? Vai tranquillo, vai tranquillo. Grazie Canada. Che Joim. E dici che l'avevano facciata sta cosa. Dici che avevano facciato la cosa da linea di fondo. Cioè, guardate la difesa come non ha marcato praticamente nulla. Sì, che fanno le facce a prese per il culo. Ma 1-2. Ora facciamo gol, ragazzi. Te lo prometto. Questo è gol. Movimento di corpo. Si difende la palla. Si difende. Facciamo inserire il centrocampista. Andiamo da Kane. Arriviamo sul fondo. Facciamo gol. Me l'avevo promesso che era gol, me l'avevo promesso. Poi un'altra cosa che sembra strano, ragazzi, questo è già uno step più complesso, stare fermi. Guardate come quando state fermi avete molto più opzioni di passaggio, guardate. Quando siete in difficoltà non andate dritti, fermatevi. Come si fa a fermare il doppio L1? Fermi. Fate un movimento e mandate al bar dell'avversario. Allora ragazzi, mi raccomando, le cose da non fare sono semplicemente correre come dei muri andando dritte, ma utilizzate il movimento di corpo che si fa semplicemente con analogico sinistro. Difendiamo sto pallone, aspettiamo gli inserimenti o comunque li facciamo noi manualmente con L1. Se non sapete come si fa, c'è il video tutorial su come fai a inserire i giocatori sugli esports FC. Queste sono le basi per creare occasioni offensive. Mi raccomando, non correte come dei muri, serve correre ma in determinate situazioni. Quando avete campo libero dovete attaccare l'esterno, lì serve correre, ma non dovete fare la corsa per 3-4 ore, 1, 2, 3 tocchi con la corsa, ma poi non correte più. Spero che questo video vi sia utile, vi mando un bacione, ci vediamo domani nel prossimo video e ciao.